Una giornata di intensi preparativi, quella di venerdì per il Comitato Madonna della Pietra in Svizzera e Liechtenstein. La parte civile e quella religiosa dei festeggiamenti, sotto l'attenta regia del presidente Pino Gulli, hanno seguito un preciso iter preparatorio scandito dall'impegno dei tanti volontari. Generazioni vecchie e nuove straordinariamente unite dal solido legame di fede con la patrona di Chiaravalle Centrale. Siamo qui a Shan, con tutta l'amministrazione comunale, ospiti del Comitato Madonna della Pietra, il cui presidente è il nostro carissimo amico Pino, che è qui insieme a me. Siamo stati invitati e come ogni anno vogliamo essere presenti a questa manifestazione che non è soltanto una manifestazione religiosa, ma è un momento di incontro con noi di Chiaravalle, con tutti i nostri chiaravallesi che sono in tutto questo territorio, in questo caso nel Liechtenstein. C'è una bellissima comunità che si sono fatti valere nel tempo e negli anni, molto stimati, per cui mi pare doveroso da parte nostra portare questo saluto a tutti questi nostri amici che hanno saputo portare alto il nome di Chiaravalle. E quindi io sono ben contento di essere qui con Pino e adesso ci accingiamo ad andare al palazzetto di Shan dove domani ci sarà, La festa. dopo la parte religiosa e quindi tutto ciò che può essere il momento di una preghiera, una messa, una piccola processione e dopo ci sarà la festa civile dove ci sarà l'incontro con tutti i nostri paesani, ma non solo, perché io diverse volte che ormai vengo qui C'è la terza volta. a portare onore a tutto questo nostro comitato. E ci saranno tantissimi chiaravallesi, anche calabresi, ma anche gente di altre regioni che trova in questo momento, un momento di socializzazione molto importante, che per noi è altrettanto importante sapere che i nostri concittadini, così lontano da noi, riescono a instaurare questi bellissimi rapporti anche con gli amministratori del luogo. Noi ieri siamo stati a Cori, siamo stati nel Palazzo del Governo, ospiti del sindaco di Coira. Abbiamo ricevuto anche il saluto da parte del Presidente del Consiglio e quindi del Parlamento Del del Parlamento del Cantone Grigioni, Grigionese, sì. esatto. Quindi voglio dire, anche lì abbiamo trovato tanti nostri amici compaesani, quindi siamo ben orgogliosi di questo perché questo dimostra che il nostro sangue chiaravallese è un sangue sano che sa portare ovunque impegno e rispetto e quindi riceve a sua volta stima e rispetto da tutti coloro i quali con cui ha a che fare. Buonasera, intanto una cosa è viverla, una cosa è sentirne parlare. Io fino ad oggi avevo soltanto sentito di questa grande festa, di questa grande comunità che vive in un paese lontano da Chiaravalle, che in queste occasioni riesce a manifestare tutta la loro solidarietà e quindi si riunisce in vocazione alla Maria Santissima della Pietra. E viverla è una grande emozione perché mi fa toccare con mano il loro senso di appartenenza alla nostra comunità. Per cui è una grande esperienza, una grande opportunità e di questo io ne vado molto fiero. Ho potuto constatare anche l'organizzazione di questo comitato che lavora in maniera molto incessante per organizzare al meglio questa nostra festa. E devo ringraziare il nostro sindaco che mi ha dato questa opportunità, Chiaravalle, tutta quanta, ma anche il signor Gulli che si è messo a disposizione e che ci fa vivere e toccare con mano quelli che sono i sentimenti dei chiaravallesi emigrati qui in Svizzera. Sì. Si conferma con tutto l'entusiasmo che la nostra gente ha. Ha entusiasmo nei posti di lavoro e ha entusiasmo a fine settimana per organizzare questo evento che è diventato un evento straordinario non soltanto per la comunità di Chiaravalle e Calabrese, ma per tutta la Svizzera orientale, la vicina Austria e il sud della Germania. Un evento che mette insieme tutti gli italiani, non solo i chiaravallesi. A tutti gli italiani e devo anche dire con orgoglio anche qualche
straniero, Dio, è una parola brutta nella mia cultura, ma diciamo gente del posto, che possono essere svizzeri, austriaci o liechtensteinesi, perché in questo momento ci troviamo a Schaan, che è un comune del Principato.